Grazie a tutti per essere qua, scusate il ritardo, qualche inconveniente tecnico, però la prima è sempre così dappertutto, insomma, non è capita sempre. No, ringrazio l'associazione e i ragazzi che mi hanno invitato qua, questo è il secondo anno, ero già venuto l'anno scorso a Bari per un altro evento, sempre organizzato da loro. Fa sempre piacere, insomma, vedere che comunque ci sono delle realtà anche di ragazzi giovani, eccetera, che si interessano al cinema e che fanno anche delle cose per far interessare le persone al cinema, ovviamente. Mi presento, io sono Marcello Seregni, archivista e conservatore presso la Cineteca Italiana di Milano, che non so quanti di voi conoscono, però diciamo una delle cineteche più importanti europee, perché ha una collezione molto antica di film nitrati. Poi durante la giornata oggi poi vi spiegherò anche cosa vuol dire film nitrato. Il mio lavoro principale è dunque quello di archivista, ossia io tutti i giorni vado sul mio tavolo e giro dei film per vedere in che condizione sono questi film. Di che cosa si tratta, che cosa mi dicono i film, perché l'archivio è una cosa comunque, come avrete già sentito, viva, non è una cosa morta e statica. I documenti parlano, come tutte le cose. Il mio lavoro è principalmente questo, poi mi occupo anche in minima parte di restauro digitale e di restauro passivo, che è la parte prima del digitale. E vabbè, sono anche ricercatore alla Statale di Milano, dottorando, dunque mi occupo anche lì sempre di cinema muto principalmente. Questo per spiegarvi il mio background e poi vi dirò anche come sono arrivato a fare quello che faccio adesso. Mi interessava sapere, io ho letto alcuni nomi vostri di chi è venuto qua oggi. Volevo più o meno sapere se magari potreste dirmi, magari passo ognuno, cioè da dove venite, di cosa vi occupate, perché siete qua, di cosa vi interessa, così ci conosciamo, visto che sarà una giornata lunga, mi piacerebbe più fare una cosa, cioè non dove io parlo e voi ascoltate, ma magari dove innanzitutto voi se avete domande, fermatevi, cioè fermatemi e ditemi tutto quello che volete dirmi, ecco, ma magari iniziamo così, andiamo dalle file e andiamo. Prego, signore. Mi chiamo Antonella De Maio, ho già fatto il laboratorio dello scorso Fantastico. anno, quindi mi interessava continuare, diciamo, questa esperienza in questo settore. Ho seguito diversi corsi, sono laureata con una tesi in storia del teatro e dello spettacolo, quindi mi interessa molto il Già. settore, questo settore, e quindi niente, sono qui per imparare nuove Giusto, cose. bene, bene. Buongiorno, io sono Pietro Manigrasso, sono un operatore culturale e un attore professionista e mi interessa molto appunto questo tipo di Capito. laboratorio, anche perché gestisco un'associazione culturale, quindi mi ha sempre affascinato l'idea dell'archivio. Sì, anche come portare avanti il Sì, discorso dei materiali. proprio al discorso del materiale, quindi la digitalizzazione, insomma, questo credo che sia un laboratorio molto interessante per me. È il primo anno, quindi purtroppo non ho potuto partecipare alla prima edizione, quindi mi auguro che possa entrare in carreggiata rispetto alla Sì, prima credo di sì. Adesso edizione. io l'anno scorso non ho fatto laboratorio dal basso, ho fatto un'altra manifestazione, però insomma immagino, ho visto quello dell'anno scorso, avevo conosciuto i ragazzi. Secondo me sono due cose che si possono anche, cioè chi non ha seguito non avrà problemi a fare quello di Sì, quest'anno, perché sono molto sicuramente. interessata anche al lavoro di gruppo, quindi sono qui anche per questo. Giusto per. Bene. Sono Francesco Cucci, sono laureato in lettere qui a Bari. Lavoro da un po' di anni nel campo cinematografico, sono comunque appassionato di audiovisivo in genere. In quest'ultimo periodo mi sto appassionando principalmente delle arti interattive e performative. Quindi concretizzare un po' tutto il mio background cinematografico e teatrale per valorizzare e rivalorizzare determinate operazioni artistiche attraverso poi il supplemento di arti digitali e multimediali. Dunque, ti occupi di, cioè, lavori nel cinema, nel senso fai. Sto in una produzione cinematografica Ok. adesso. Ciao, chiamo Michele Lezza, vengo da Livorno e ho una formazione, mi sono formato alla Zelig di Bolzano come documentarista, però purtroppo col documentario non ci si vive tanto in Italia, quindi lavoro nel cinema, faccio il DIT.
e sono molto appassionato delle 8 mm e in Toscana stiamo cercando di creare con un'associazione un recupero di tutti gli archivi di famiglia delle 8 mm In Toscana. appartenenti Super 8. Sì. Bello. Quindi no, sono voluto imparare un pochino da qui che c'è questa bella realtà con Annalisa che ho conosciuto l'anno scorso in un laboratorio e quindi ho colto al volo questo laboratorio. Un'occasione. Bene, bene. Salve, Filippo Furnari, sono un videomaker e mi occupo di digitalizzazione video. E passione per il cinema da sempre, ho partecipato ad alcuni progetti piccoli, corti, e volevo approfondire appunto queste tematiche. Bene. Grazie. Sono Antonio Palma, mi occupo di servizi alle aziende, soprattutto per quanto riguarda il discorso online, e noi purtroppo siamo stati catapultati ultimamente Nel digitale. sì, nel digitale, dal virale, dal video virale, non possiamo fare a meno purtroppo di seguire. E io l'interesse che ho in questo corso è vedere la rotta di collisione che può esserci fra il mondo che interessa a me, Analogico, diciamo. sì, dall'analogico al digitale. Eh sì, no, ma c'è stato un momento di Sì. molto difficile, cioè è un momento molto difficile. Salve, io sono Luciana Dagnano, ho studiato beni culturali. E ho fatto anche un corso in gestione e catalogazione dei beni culturali ecclesiastici, e quindi ho un po' di esperienza con l'archivistica. Faccio parte di un'associazione culturale che si chiama Eclettica Cultura dell'Arte, che ha portato l'arte contemporanea per 5 anni nei Castelli della Puglia, siamo andati anche in Biennale, e abbiamo delle opere d'arte Digitalizzare, cioè da conservare. Poi comunque mi occupo anche di fotografia. E sono interessata, insomma, a questa esperienza perché l'arte mi piace a 360 gradi, insomma. ma opere d'arte inteso come Video, video. video? Buongiorno, sono Donatella Saponaro, laureata in beni archivistici librari e sono qui per, insomma, ampliare il mio bagaglio culturale rispetto a quello che ho imparato durante il percorso universitario. Salve a tutti, sono Umberto Altini, sono laureato in beni culturali qui a Bari. Adesso sono libero professionista nel campo degli archivi, mi occupo di archivi fotografici, fra l'altro anche di archivi fotografici. Ho seguito dei corsi sulle tecniche fotografiche, qualcosa sul restauro. Diciamo il video è un tassello In che più. mi Buongiorno, manca. sono Giuseppe Gentile, sono un archivista di Stato, lavoro alla sovrintendenza archivistica per la Puglia. Per 36 anni sono stato alle prese con archivi cartacei, e questo è forse il primo approccio con gli archivi digitali, che il nostro ministero è anche un pochino indietro rispetto a queste problematiche, stranamente, paradossalmente. Diciamo che il mio interesse è innanzitutto per la lezione che si terrà stamattina, perché ho bisogno proprio di acquisire le nozioni base, diciamo, delle problematiche della digitalizzazione, soprattutto a livello di normative. Purtroppo non potrò seguire, difficilmente potrò seguire le altre lezioni. Ho sentito che c'è la possibilità di collegarsi anche Eh sì, online, online, si quindi. possono vedere online, Perché sì. purtroppo come dipendente pubblico è difficile Beh, avere le sì. autorizzazioni per seguire un corso così Anche intenso, lungo, così certo. intenso, poi fra l'altro alcune lezioni saranno a Brindisi, si faranno a Brindisi, quindi diciamo, tanto Intanto beh, iniziamo. mi sarà diciamo, preziosissimo questo primo approccio e spero di poter continuare a seguire online il Va corso, bene. grazie. Buongiorno, sono Roberto Sibilano, sono laureato e specializzato in scienze artistiche, sono cultore di beni culturali all'Accademia di Belle Arti di Bari e per la Nikon ho scritto un protocollo sulla riproduzione di opere d'arte che è pubblicato dalla Nikon e quindi sono loro referente per riproduzioni di opere d'arte digitali. Bello, interessante.
Buongiorno, io sono Sara Meledandri, sono uno storico dell'arte e un operatore culturale qui a Bari. E mi sto occupando attualmente di un progetto di catalogazione di beni digitali, per cui ho scelto alcuni di questi laboratori perché penso mi possano interessare ed essere utili per questo progetto. Sono Mariangela Berardi e sto finendo la laurea, il corso di laurea triennale in beni culturali, però con una tesi in storia del cinema, vabbè, perché appunto ho unito anche questa passione che ho da moltissimo tempo. Nell'ultimo anno abbiamo anche potuto fare appunto durante in università dei corsi di catalogazione però di base, e quindi quando mi hanno parlato di questo laboratorio ho pensato che univa perfettamente, come dire, il mio percorso di studi e le cose a cui mi appassiono anche oltre. Sono stata anche parte di un'associazione nel mio paese, appunto, dove per la divulgazione sostanzialmente cinematografica, quindi proponevamo ogni settimana Cineforum, vari percorsi appunto tematici e così via. E quindi ho colto l'occasione, consapevole che ci sarà solamente tantissimo da imparare, sono proprio all'inizio, quindi cioè, così. Bene. Salve, sono Nicola Cucinella e sono laureato in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale. Mi sono appassionato all'archiviazione quando ho scritto la mia tesi sul cinema. Ho dovuto fare delle ricerche sia in mediateca che soprattutto nella Cineteca di Bologna, dove sì, sia archivi cartacei, archivi digitali. Mi hanno molto supportato nella ricerca. La Cineteca di Bologna, beh, è una delle più famose, immagino che la conosciate tutti perché i suoi film, cioè i loro film si vedono anche al cinema, dunque nel cinema commerciale, tra virgolette. Un'istituzione importantissima. Ho colto questa occasione. Bene. Buongiorno, sono Simona Specchia, sono laureata anche io in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale, sono appassionata di cinema, scrivo anche articoli che riguardano libri di critica cinematografica, li scrivo per una rivista e diciamo che appunto la parte dell'archiviazione è un pezzo che mi mancava. Quindi, insomma, è per questo che mi sono interessata. Allora, io sono Ivan De Santis e sono laureato in informatica, però seguo una recente passione, quello di voler fare il fotografo, infatti seguo una scuola di fotografia e di cinematografia. E quindi voglio legare le due, diciamo, i due percorsi di studio seguendo anche questo corso. Buongiorno, sono Valentina De Santis, sono una bibliotecaria catalogatrice di libri antichi e moderni e ho seguito anche un corso di catalogazione di trasmissioni televisive e radiofoniche per le Teche Rai, quindi ho lavorato un pochino lì anche. Salve, sono Michela Frontino, mi occupo di archivi fotografici, sono laureata in beni culturali, mi sono specializzata a Bologna sugli archivi fotografici storico-artistici e lavoro come archivista da freelance e quindi sono qui per ampliare un po' gli orizzonti, ma credo anche che molti siano i punti di contatto nell'archivio digitale, quindi mi interessava approfondire. Buongiorno, sono Ilaria Di Martino e faccio parte di un'associazione che si chiama LINK e si occupa di mobilità giovanile europea. Abbiamo in progetto di mettere su una mediateca e vorrei imparare, insomma, come si fa e soprattutto capire un po' di più come diventare un archivista. Beh, mediateca spero non a Bari. No, una mediateca non a Bari, no, fuori da questo territorio. Okay. Grazie. Salve, sono Concetta Leuzzi, mi sono laureata in triennale a Milano in Cattolica con Umberto Galimberti e ho portato una tesi sperimentale proprio in nuove tecnologie digitali, poi ho effettuato un master in risorse umane, ambito sempre digitale, lavoro come saggista a Tecnopolis, una società ITC, prima ho effettuato uno stage in CNR, quindi mi sono occupata di archivistica, digitale, online, creo piattaforme per dipendenti, per società, per house, per aziende. Così sono, ho passione per il cinema, ho partecipato come giuria al Bifest, ho organizzato il Festival del Libro che c'è stato a Polignano, adesso mi occuperò di comunicazione dei mercati su Puglia e altro. Spero che questa
la qualità dal basso la conosco da tanto tempo. Sono contenta di poter partecipare, anche perché ho dovuto scrivere una lettera di presentazione lunghissima. Spero di imparare molto del digitale, visto che sarà il mio lavoro della mia vita, insomma. Grazie. Aspetta, vengo a prendere il microfono così lo passo qua. Ah, scusa, non l'avevo visto. Scusate. Io sono Giovanni di Trigiano. Mi definiscono un project manager o animatore di comunità, non amo le categorie, ma ultimamente sto lavorando su in un progetto di una web radio nel carcere di Turi e ultimamente ho lavorato in un cortometraggio per le pari opportunità. E mi interessa questo laboratorio perché mi piacerebbe valorizzare i video amatoriali per valorizzarli in progetti socioculturali. Vado a prendere, posso muovermi? Così finiamo tutto di qua. Prego, signore. Mi chiamo Natalizia Pinto e mi interessa lavorare con l'immagine perché la trovo interattiva con la scrittura che io uso e molte volte metto in scena. Faccio parte di un'associazione, sono socio fondatrice dell'associazione culturale Cocolicchio, che è proprio ha sede nel canale di Pirro, non so se fra le montagne, fra le colline, Selva di Fasano e Monti della Vecchia, insomma, è un borgo antico, particolare, con trulli, eccetera. È proprio quest'anno per la seconda volta ho organizzato per quello, oltre a quello che ho fatto prima, due incontri in cui vi erano pezzi poetici e un pezzo di un mio romanzo che ha un pezzo proprio lì in quel luogo. Infatti il pezzo è stato letto da mia nipote, che rappresentava la sposa di questo romanzo, nel suo monologo con la luna, che poi era proprio la sera della luna, in cui la superluna si è trovata, una coincidenza e in cui lei aveva questo dialogo con la luna da sposa la notte del matrimonio. E quindi questa cosa ci hanno ripreso, abbiamo chiamato un operatore, c'è un filmato, però voglio capire che queste cose vengono fatte al meglio e poi magari conservarle al meglio, quindi questo bisogno di interagire con... Interessata alle arti, poi vedere anche come può utilizzare le immagini per il suo lavoro. Le arti tu cuore. Tutte. Ecco, grazie. Bene, grazie. Salve, sono Benedetto Gemma e faccio il disegnatore. Da disegnatore sono costantemente a contatto con il problema della digitalizzazione, non tanto dell'archiviazione quanto della conservazione. Parlando dei disegni a matita, scanner, eccetera, eccetera, ma poi anche da appassionato lavoro con radio animati, con una web radio, e quindi passaggio da analogico del vinile a digitale, la conservazione degli stessi, e anche per quanto riguarda le pellicole, con due associazioni, una TVpedia e l'altra la mia, quella dedicata a Staglio e Olio, abbiamo il problema fisico di dover ritornare sempre più indietro nel tempo per poter recuperare il materiale che non circola più da decenni addirittura. E che non si può vedere. Che non si vede perché non circola. E io stesso a casa almeno 4-5 pellicole che non girano da almeno 30 anni e sono terrorizzato da come poterle conservare al meglio, anche perché una l'ho dovuta buttare qualche settimana così. Fa. Sì, è la sindrome della cetosi, io passavo il dito e spariva l'immagine. Ah, sì. Questo è tutto. Capita, normale. Sono Maria Rosaria Lippolis, sono laureata in beni culturali a Bari, specializzata in archivistica e biblioteconomia a Lecce, frequentato la scuola di archivistica, paleografia e diplomatica a Bari. Mi occupo, lavoro già da diversi anni nel settore degli archivi, quindi archivi comunali, archivi di impresa, archivi ecclesiastici soprattutto, e ho lavorato anche qui in Mediateca con manifesti, fotobuste. Ci siamo occupati della messa in sicurezza proprio dei manifesti, delle fotobuste e del trasferimento di questa documentazione dalla vecchia sede a questa. Quindi non appena ho saputo della presenza e dell'esistenza di questo tipo di laboratorio, all'ultimo giorno prima della scadenza ho pensato di partecipare. Tra l'altro sono presidente di un'associazione culturale che si occupa appunto ci siamo occupati dell'acquisizione della documentazione degli Acquaviva d'Aragona dislocata negli archivi spagnoli. Mm-hmm. E
Pertanto, siccome il nostro settore si è evoluto e cresce proprio in questa direzione, è indispensabile conoscere anche questo aspetto, insomma, e in particolar modo questo bene culturale di cui non conosco le tecniche di archiviazione. Basta così. Bene, grazie. Buongiorno, sono Marilisa Matulli, io sono una restauratrice di opere d'arte, affreschi, reperti archeologici, chiese, monumenti. E i miei interessi mi hanno portato a iscrivermi a questo corso, quindi approfitto anche di un momento mio libero dal lavoro per approfondire, allargare le mie conoscenze, perché non credo, insomma, di essere molto lontana dal mio lavoro, da questo settore che comunque utilizzo, ovviamente, e quindi sono appassionata di fotografia e di supporti digitali in genere, cinema naturalmente, e basta, tutto qui. Va bene, grazie. Buongiorno, mi chiamo Alessandro Lavopa, sono un archivista, sono di Bari, mi sono formato e lavoro in Francia e attualmente lavoro per un progetto in Martinica, un portale numerico di conservazione del patrimonio digitale, e mi occupo piuttosto di strutturazione dell'informazione, quindi linguaggio XML, e sono interessato quindi a approfondire la parte più tecnica di questo tipo di documenti, e poi c'è anche un interesse personale, voglio capire cosa fare del Super 8 del matrimonio dei miei genitori, quindi spero di avere la risposta alla fine di questo corso. Va bene, grazie. Se mi ripassate il microfono, così non ripasso davanti alla telecamera. Mirko mi guarda malissimo. No, grazie. La prima cosa che salta all'occhio e che volevo anche sottolinearvi subito è che, come avete visto, questo lavoro, perché comunque siete in tanti e l'avete detto quasi tutti, non si fa senza la passione, cioè è un lavoro che si fa solo con la passione. Non esiste, qualcuno può anche iniziarlo, magari dice provo a mettermi a fare due robe, mi vedo i film, almeno parlo per il mio caso, insomma, ma senza passione questo lavoro o riesce male o meglio non farlo, diciamo. Dunque questo è un aspetto secondo me fondamentale anche da sottolineare. L'altra cosa è che, come avete visto, ci sono molte persone di voi che hanno lavorato sugli archivi cartacei, diciamo gli archivi canonici, quando uno parla di archivio intende questo, e poche persone, come insomma è ovvio, ma più o meno, hanno lavorato sugli archivi video, cioè su quello che può essere una cineteca o magari quello che può avere una mediateca, come in questo caso quella di Bari, magari degli archivi dei DVD o fotografie, diciamo, di materiali più legati all'immagine che, diciamo, al cartaceo. Questo perché? Perché c'è in sostanza un gap, cioè c'è un vuoto, parlo in generale adesso dell'Italia, poi anche questo si può estendere anche a livello europeo in gran parte, non esiste ossia una formazione accademica, scolastica o di qualsiasi genere che formi al lavoro di materiale di archiviazione e conservazione di materiale cinematografico. Sulla fotografia esiste qualcosa di più, perché comunque la fotografia, ahimè, o comunque per fortuna, è considerata un'arte a tutti gli effetti, diciamo, quando si parla di cinema molta gente vi dirà no, mi piace andare al cinema a vedere i film, eccetera, ma dietro quella cosa lì ci sono tantissime altre cose, come per esempio il filmino di famiglia, come posso rivedere quello che mia mamma ha girato 50 anni fa. Questo è un problema di obsolescenza, ossia di macchine, di tecniche che cambiano, perché il cinema è un'industria, è nata come industria, è spettacolo e poi è diventato anche un'arte. E dunque questa cosa della meccanica, fin da subito, è stato comunque il più grande problema del cinema. Perché? Perché come oggi il digitale, le cose cambiano in fretta, quello che facevano i Lumière dopo 10 anni non si poteva più vedere, perché cambiavano i supporti, cambiavano le macchine, eccetera. E fortunatamente io ho intitolato, non so se voi avete la scaletta della lezione, ma io ho intitolato la prima parte, cioè, diciamo, una delle cose di cui volevo parlare, i simpatici contrabbandieri. Perché mi interessava anche sottolineare un po' l'aspetto enfatico di, insomma, persone un po' particolari che a inizio del secolo, 900 ovviamente, andavano in giro a rubare e a scambiare, a contrabbandare pellicole e film
da chi fin doveva bruciarli, perché l'iter della pellicola è sempre stato quello di facciamo vedere il film, lo proiettiamo 100 volte, e parlo anche dei film dei Lumière, ossia andavano nei cinema che non erano cinema, erano salette o ambulanti che andavano in giro con delle carrozze, la gente saliva, guardava il film, dopo 100 volte il film non si poteva più vedere perché si rovinava, la proiezione rovina il film in pellicola, e dopo tot proiezioni i film venivano mandati al macero, buttati e riutilizzati per fare altri film, cioè veniva sciolto il supporto, tolta l'immagine, e quello che rimaneva veniva utilizzato per fare anche, non so, pettini, tacchi di scarpe, queste cose qua, fino agli anni 50-60. Dunque, ecco, i simpatici contrabbandieri sono, e parlo della Cineteca Italiana di Milano, per esempio Luigi Comencini e Lattuada, tutti e due registi che immagino conoscerete, che da giovani andavano a vedere Chaplin, andavano a vedere, questo intorno agli anni 20, fino agli anni 20, andavano a vedere Lloyd o Max Linder, e poi dopo qualche anno dicevano: ma ti ricordi che abbiamo visto quel film quella volta? Ma dove possiamo trovarlo? E non si trovava. E allora hanno iniziato, appunto, come vi dicevo, a scambiare, prendere le cose, andare dal proiezionista che alla fine doveva buttare la pellicola e dire: guarda, ti do 2 lire, mi dai la pellicola, ma la tengo in casa, mi piace. Tutto di nascosto, perché ovviamente è illegale. Era illegale, ma lo è anche adesso. Grazie appunto a questi simpatici contrabbandieri, adesso noi possiamo rivedere molti di questi film che in verità, in caso contrario, sarebbero spariti. Vi faccio un esempio, uno dei più grandi film della storia del cinema, che immagino non avrete visto perché è un film molto raro, eccetera, ma si chiama Grid, la rapacità di Von Ström, esiste in una copia alla Cineteca Italiana di Milano, che è una delle pochissime copie nel mondo, ce ne saranno 3 o 4. Esiste perché? Perché Lattuada e Comencini la, diciamo, rubarono durante il regime fascista di nascosto per tenersela, perché era un film che era, ovviamente, essendo di produzione americana, cioè Von Ström ovviamente non è americano, però è stato trasferito in America, era considerato assolutamente una pellicola da non vedere. La rubarono, se la misero in casa, nella cantina, e adesso noi possiamo vederla, ma loro lo facevano, diciamo, con l'intento più, diciamo, collezionistico. Dunque, da dire: ho le mie cose, me le tengo in casa. La cosa interessante è che loro facevano poi anche dei cineforum, facevano vedere, si scambiavano tra di loro i pareri, dicevano: ma tu come pensi che sia questo film qua? Secondo te è degno di essere considerato non semplicemente un film, ma una forma d'arte? Pensi che Chaplin in quei suoi gesti indichi qualcos'altro, che non è soltanto andiamo lì e facciamo 2 risate, ma c'è qualcos'altro dietro? E così iniziò questa storia. Loro due erano a Milano, poi ci fu ad esempio Maria Adriana Prolo, che è la fondatrice del Museo del Cinema di Torino, che invece collezionava per esempio tutte le macchine da proiezione, le lanterne magiche, tutti quei materiali, diciamo, più tecnici, oltre che poi manifesti, documenti, cartacei, eccetera. Dunque, grazie a questo genere di persone, almeno in Italia che erano molto attivi oltretutto, oggi noi possiamo rivedere molti di questi film. Tenete conto che era una rete europea, dunque c'erano i contrabbandieri. Questi qui intorno fino agli anni 20, inizio 30. Sì, perché le cineteche, adesso io parliamo di cineteche, sono istituzioni, diciamo, a norma di legge, cioè che esistono, sono riconosciute, eccetera, ma le prime cineteche nel mondo, la prima è del 1928, ma non è italiana, è svedese. La prima italiana è quella di Milano, è stata fondata ufficialmente nel 47, iscritta alla FIAF, eccetera, eccetera, ma esiste in verità appunto da queste collezioni da molto prima. Da molto prima, dunque dall'inizio degli anni 30 ufficialmente. Perché, vi stavo dicendo questo, per esempio in Francia negli stessi anni c'era questo Henri Langlois, insieme ad altre persone, che è stato il fondatore della Cinémathèque Française, che faceva le stesse cose che facevano la Adriana Prolo e Comencini e Lattuada a Milano. Ma insieme si scambiavano anche le pellicole, ossia partivano in macchina da Milano e andavano a Parigi, gli serve appunto Grid di Von Ström, partiamo, andiamo, glielo portiamo, in cambio ci facciamo dare un altro film, così noi a Milano facciamo vedere altre cose. E qui comunque che inizia già a circolare, cioè vedete come la cultura giri, no? Cioè comunque un appassionato, gli piace un film, lo fa vedere all'altro, perché comunque non è mai una cosa singola, è una cosa in comune, cioè ripeto, andare al cinema
è chiudersi in una sala, almeno lo è stato fino ad oggi, speriamo che lo sarà anche domani, al buio, e condividere insieme altre persone quelle sensazioni che noi vediamo guardando la pellicola. È vero che uno dice, beh, ma mica gli parla quello di fianco, però quello di fianco, credetemi che quando voi andate al cinema, fateci caso, ma siete un po' trasportati dalla situazione della sala, da chi ride accanto a voi, da chi magari si annoia invece, magari sta dormendo, so, capito? O mangia, se sì, infatti, perché poi alla fine uno spettacolo, poi ognuno ci vede quello che vuole, però si è un po' trasportati, insomma, dalla sala buia. E, no, e dicevo, questi simpatici contrabbandieri, ed è grazie a loro che oggi noi vediamo molti di questi film. Era una situazione un po' così allo sbando, come vi dicevo, non c'erano delle leggi, non c'erano delle linee guida, ognuno faceva di necessità virtù, ossia questo film però si sta rovinando, ma come faccio a incollare i pezzi che si staccano, ma che cosa devo fare, ma chi lo sa, magari potremmo chiedere a quell'altro. Comunque era tutto un sistema così, di molto amichevole, però dove soprattutto era la passione che guidava le persone. Vi faccio vedere inizialmente due titoli, due brevi filmati, ah, forse, eccolo. Così vedete anche, diciamo, la materia, tra virgolette. Allora. Vediamo. Ah, qui me lo apre come... Aspetta, chiudo questo. Legge tutto praticamente, posso buttargli dentro. Aspetta, vediamo. Ctrl F. Scusate, io ho preso un Mac da pochissimo. Ah, questo è un filmato storico della Cineteca che fece Comencini. Chiamati in America Nickelodeon. Così nacque il cinema circa 50 anni fa. Bastava applicare gli occhi a una fessura, girare una manovella e l'immagine si muoveva. Un vero miracolo. In mezzo secolo questo giocattolo è salito a fasti che parevano riservati solo al teatro. Serata di gala in un grande cinematografo. Un avvenimento mondano che non ha nulla da invidiare alle prime teatrali. Toilette, gioielli. Passato questo primo momento di splendore che dura poche settimane da noi, pochi mesi in grandi città come Londra o Nuova York, il film scende rapidamente tutti i gradini della scala sociale, fino ai cari e odorosi cinema della periferia, ad alimentare i sogni di tanta gente che viene al cinema per dimenticare. Dei sogni di una sera rimane soltanto una nuvola d'aria vitiata, un poco di spazzatura, mozziconi di sigarette, involucri di caramelle e il ricordo di cose impossibili. Contrariamente a quanto accade per le commedie, raramente un film viene ripreso. La sua decadenza è irrimediabile. I magici cartelloni appaiono ancora alla porta di qualche oratorio e poi è la fine.
Il film che tutti hanno visto deve cedere il posto ad altri che aspettano impazienti il giudizio del pubblico. Che fare di tanta pellicola senza più valore commerciale? Formato di celluloide e materia infiammabilissima, basta una sigaretta per provocare spaventosi incendi che hanno causato vittime in tutti i paesi del mondo. Incendi che i banchieri preferiscono non incontrare. La celluloide scoppia come dinamite. Qui dormono i film. In queste celle incombustibili vengono conservati tra una proiezione e l'altra. Ma quando dopo pochi anni lo sfruttamento commerciale è terminato, giunge l'ora della loro morte. Vengono prelevati e condotti alla ghigliottina. E non si tratta solo di sgomberare un magazzino, si vuole distruggere un'opera per impedire che possa un giorno danneggiare con la sua concorrenza il successo dei nuovi film. Ecco, alla presenza di un notaio che constata l'identità del film, le bobine sono intaccate a colpi d'ascia per rendere impossibile qualunque altra proiezione. Buttate in un sacco e avviate al macero, dove dalla pellicola verranno estratte le materie prime recuperabili, celluloide, gelatina, argento. Il sacco parte su un carrozzone verso il cimitero delle pellicole, un cimitero lontano, al di fuori della città, dove non possa costituire pericolo la presenza di tanta infiammabilissima celluloide. Il film ormai si valuta a quintale. Dopo la verifica, i sacchi con i nostri sogni buttati alla rinfusa vengono accatastati nelle celle di questo strano cimitero. Incomincia la lavorazione. Dalle bobine appese al muro si scioglie il lungo nastro, carico ancora di tante preziose immagini. Operazione di lavaggio che separerà la celluloide vera e propria dalla gelatina e dai sali d'argento che su di essa formavano l'immagine fotografica. Addio Ingrid, la tua sorte è segnata. Il lavaggio è finito. Da un lato una forchettata di candida trasparente celluloide e dall'altro una manciata di poltiglia nerastra. Ecco un film scomposto nei suoi elementi. Stesa sull'aia ad asciugare come il grano, la celluloide scintilla al sole. Aspetta una trancia che la ridurrà in frantumi. Solo così potrà essere riutilizzata e plasmata nuovamente. Pensate, quanti film avete visto 10, 15, 20 anni or sono, film che oggi magari vorreste rivedere. Impossibile, sono tutti finiti così, sotto questa trancia, che si abbassa, si alza, si abbassa, si alza, si abbassa. Sono diventati un pettine da quattro soldi, un giocattolo per allegra un bimbo, una palla da ping pong. 15 anni fa, in questa casa, abitava un giovane, oggi immaturamente scomparso, che per amore del cinema tentò di salvare il salvabile. Si chiamava Mario Ferrari. Arrivò una sera a casa con un pacco di pellicole. Frugava nei sacchi del macero, cercando i film non troppo rovinati dalla fatidica ascia, e con la sua tenacia e la sua pazienza costituì il primo nucleo di quella raccolta che doveva formare la Cineteca Italiana. Molte peripezie subirono i suoi film. Durante la guerra, mentre si faceva incetta di celluloide, dovettero essere portati in campagna nascosti in un carro di pieno. I tedeschi allora cercavano tutte le copie dell'Angelo Azzurro per distruggerle. Questo film, un autentico capolavoro, era secondo loro un'opera d'arte degenerata. Non sospettarono mai che in questa cascina, custodita da questa vecchietta, stava nascosta Marlene Dietrich. (Susurra)
guerra fioriscono dovunque iniziative tendenti a valorizzare il film come arte, a farne conoscere la storia. In ogni paese sorgono cineteche, biblioteche di film che attraverso i circoli del cinema organizzano proiezioni retrospettive per coloro che si interessano alla storia del cinema. La Cineteca Italiana trova nel Palazzo dell'Arte di Milano una nuova e più degna sede e inizia una vasta opera di raccolta e di conservazione di film artisticamente importanti, diventando così in poco tempo una delle più ricche del mondo. Gettiamo un'occhiata in una delle sue casseforti, dove si custodiscono gli incunaboli del cinema. Un film di Lumière, l'inventore del cinema. C'è tutta la storia di un'epoca in questi scaffali. Nasce il Novecento, vola il primo aeroplano, mentre ancora trionfa lo stile floreale. E il Kaiser sfida alla testa delle sue truppe. Vittorio Emanuele III sbarca ad Ancona, in La Farlonia. E accanto a lui riposa negli scaffali della Cineteca un piccolo comico che diventerà un grande artista. Volete sapere com'era Greta Garbo 25 anni fa? Eccola. Eleonora Duse, nell'unico film che ha interpretato. Ed ecco Rodolfo Valentino, l'italiano che faceva impazzire le donne di tutto il mondo. Vi ricordate il nostro vecchio cinema muto e le sue grandi, terribili dive? Questa è Lida Borelli. E questa Pina Menichelli. Antonio Ganduzio le bacia la mano. Ecco infine un esempio di neorealismo cinematografico di 35 anni fa. Assunta Spina, con Francesca Bertini. Questi sono pochi esempi di ciò che si conserva negli archivi di una cineteca. Vi sembrerebbe giusto distruggere simili documenti? Purtroppo molti film sono spariti per sempre, come questo Sperduto nel buio, un vero capolavoro della cinematografia italiana, del quale oggi rimane solo questo album. Questo qua che avete visto è uno dei film storici della Cineteca, uno dei film storici della Cineteca, uno di quei titoli. Vi è piaciuto innanzitutto? Sì. Molto bello. Ma qualcuno lo conosceva già per caso? Perché questo qui, beh, si trova online, noi abbiamo un sito web dove c'è un sacco di materiali che potete vedere. Questo è stato fatto intorno, adesso non mi ricordo l'anno preciso, mi sembra 53, però non vorrei dirvi cose sbagliate, da appunto, come avete visto, Luigi Comencini, perché, come dicevo, Luigi Comencini è stato uno dei fondatori e ha voluto con questo film, questo breve documentario che avete visto, dare appunto anche il senso di cos'è un archivio. E infatti volevo partire anche da queste immagini per avviare una discussione. Già all'epoca si parlava del problema della sparizione delle immagini, dunque era un problema sentito, e all'epoca questo film, quando venne visto, venne editato, fece comunque, non dico scalpore, però mise comunque dei punti fermi sull'archivio cinematografico, i film, la distruzione del film, lui dice anche dentro. Cosa volevo dirvi? No, come avete potuto vedere, la materia, come vi dicevo prima, è labile, insomma, no? I film venivano distrutti, cioè lo spettacolo era lo spettacolo e poi dopo basta. La cosa interessante è che da queste cose poi sono appunto nati quelli che oggi sono gli archivi a tutti gli effetti.
Innanzitutto non esistono, diciamo, ufficialmente delle regole per la gestione degli archivi cinematografici. Ci sono ovviamente delle legislazioni, che sono oggi delle legislazioni regionali, perché ovviamente gli archivi oggi sono affidate alle istituzioni regionali, affidate nel senso che la regione regola il funzionamento degli archivi quando questi sono pubblici, ma soprattutto per quanto riguarda la raccolta delle opere, ossia ogni regione ufficialmente ha un archivio o una cosa, forse in Puglia, tra l'altro forse la Mediateca, non so, dove vengono depositate, dove se io giro un film, diciamo, non ho l'obbligo, però se voglio posso portarlo in un luogo predisposto dalla regione dove vengono raccolti tutti i film realizzati in quella regione, ogni regione ne ha uno. Questo, diciamo, è in minima parte quello che, diciamo, a livello statale viene fatto per gli archivi cinematografici. È l'unica, diciamo, regola che c'è. Poi ovviamente i materiali infiammabili, i materiali pericolosi non devono stare ovviamente vicino a luoghi abitati, questo come ovvio per tutte le cose, però diciamo, ecco, c'è questo vuoto veramente normativo che è uno dei grandi problemi, ossia se io non ci sono ad esempio regole di catalogazione, dunque se io sto a Milano e ho il mio database che mi sono creato in qualche modo, eccetera, tutto ovviamente non su internet, però sul computer, perché ovviamente non sono più quelli cartacei, però magari a Roma usano un altro sistema. Ecco, non esiste in questo caso un sistema chiuso dove io i miei dati li raccolgo uguali a Milano o a Roma, ma questo non esiste neanche in Europa, cioè ve lo dico subito. Vi faccio vedere se va, volevo farvi vedere una scheda, diciamo, cartacea di un vecchio database della Cineteca, perché secondo me era interessante. Scusa Mirko, secondo te se stacco e attacco qua direttamente non dovrebbe fare nessun problema? No? Tanto poi lo riprendiamo. Ma gli devo dare... Ah, scusami, si è staccato. C'è ragione. Ok. Allora, questa è una parte, diciamo, minima, ma veramente piccolissima, dell'archivio cartaceo. Forse se riusciamo a... Grazie, Floriano. Dell'antico, diciamo, archivio della Cineteca, ossia Comencini lavorava su questi, magari cerco di ingrandirvela così. Vedete più o meno bene? Che più di così non so se si riesce. Più o meno, diciamo. Allora, dunque c'era un grande, diciamo, dei grandi cassettoni di legno con queste schede, come se fosse una rubrica, diciamo, antica, però dedicata ai film. Dunque, venivano, qua in alto c'è il titolo, ovviamente era tutto scritto a macchina, poi quando uno guardava il film, se trovava delle cose, delle discrepanze, poteva correggere ovviamente a penna. Dunque vedete, A cavallo della tigre, A è stato aggiunto, evidentemente anche qua c'è stato un errore di catalogazione, perché normalmente viene messo cavallo della tigre, cioè viene diciamo messo alla fine. La regia, ovviamente, i soliti dati, i dati base, dunque la regia, tutto quello che concerne, diciamo, la parte più semplice del film che abbiamo di fronte. La produzione in questo caso non è stata messa. Formato 35 mm, poi vedremo dopo, più tardi vi faccio vedere cosa vuol dire formato di pellicola, perché non esiste uno, c'è l'8 super 8, ce ne sono tantissimi. Formato abbiamo detto, numero delle bobine, perché un film, avete visto quei rulloni che gli uomini, diciamo, spezzavano? Sono un film, diciamo, da un'ora e mezza mediamente lungo 3.000 metri, dunque 3 km. Dunque vuol dire che ho le mie scatole, normalmente sono 6, se un film è di durata media, con una pellicola lunga 3 km, dunque immaginate se per caso quella pellicola mi scappa di mano mentre lavoro,
cosa può succedere. Dunque veniamo scritto il numero delle bobine, 6, poi il metraggio che appunto vedete 6, 3013 metri, qua vedete. Mi spiace che si vede male, però è il massimo che cerco di farvelo più chiaro possibile. Qui in alto invece, questi sono i dati diciamo più tecnici, questi qua in basso. Là in alto vedete i dati di collocazione all'interno dell'archivio. Dunque abbiamo per esempio 3880, che è il numero del cellario antico che era attivo fino a pochissimi mesi fa, poi noi ci siamo trasferiti nella nuova sede, abbiamo cambiato tutto, però queste cose qui, che figurate sono state fatte negli anni 50, sono state valide per 50 anni praticamente. Dunque 38 la stanza, 80 il ripiano dello scaffale. Dunque mi serve il calo della tigra al 38, vado nella stanza 38, controllo gli scaffali, numero 80, e prendo il mio film, sperando che ci sia, che non sia fuori posto. Poi, cioè vabbè, categoria non era stata segnata, copia positiva. Il film, come la fotografia, può essere di vari tipi, principalmente c'è il positivo e il negativo. Il negativo, vabbè, come tutti immaginate, è quando non è stato sviluppato. Il positivo invece è quello che usiamo per proiettare al cinema, praticamente. Principalmente sono le due grandi diciamo aree di riconoscimento del film, queste. Poi ci sono tante sfumature, ma principalmente quello con cui abbiamo a che fare normalmente è questo, proprio nell'accezione più semplice. Torniamo sotto, dunque quello è diciamo la scheda più tecnica, quando io devo capire che cosa ho di fronte. Qui abbiamo per esempio, che non riesco neanche a leggere da qua, osservazioni, grazie, schermo panoramico, la pellicola, lo scope sarebbe, cioè scusate, non scope, flat, perché poi adesso è cambiato con l'inglese. Schermo panoramico definisce in che modo io posso far vedere correttamente questo film a Cavallo della Tigre. Lo posso far vedere con un mascherino che è di questa dimensione, oppure può essere di questa, eccetera. È essenziale per far vedere al meglio il materiale che noi abbiamo. Vediamo cosa c'è scritto dopo a penna. Hanno messo autorizzazione Goffredo Lombardo Titanus, stampato da Cineteca Italiana, dunque copia stampata da Cineteca Italiana. In questo caso qui è stato aggiunto a penna che Goffredo Lombardo, che era il produttore, che è un produttore storico italiano, che è quello fondatore della Titanus, che ha fatto tantissimi film importanti, ne avete visti decine, 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 ha appunto evidentemente autorizzato il deposito di questa copia presso l'archivio della Cineteca Italiana. Poi la copia, ovviamente, una copia di partenza deve essere stata copiata dalla Cineteca per avere una copia propria. Sotto invece ci sono tutte lo stato del film, qui dice nuovo perché appunto essendo una copia nuova è normale che sia a posto, e una numerazione che è una numerazione, questa qua in basso, di inventario. Dunque immaginate che la Cineteca Cineteca di Milano ha circa 20.000 titoli, vuol dire che più o meno c'erano 20.000 schede di questo genere. Magari ne vediamo un'altra, magari più interessante. Vediamo se c'è qualcos'altro di diverso. Dunque, immaginate voi cosa voleva dire gestire un archivio di 20.000 titoli con delle schede cartacee di questo genere. Okay. Dunque, è come una vera e propria biblioteca. Insomma, però molto più ingombrante, perché un film tiene un sacco di spazio. Questo è per esempio acciaio. Questa qui è la digitalizzazione della sezione A, che io ho fatto l'anno scorso. Dunque per questo che vedete tutti i film là, perché non è che abbiamo qualche... Dunque acciaio, accanto c'è scritto Brani TV, la Cineteca, nella sua opera di divulgazione, per esempio, Comencini faceva per la televisione come delle siglette di riutilizzo di materiale filmico che la Cineteca aveva. Dunque evidentemente in questo caso sappiamo che Acciaio, che è un film storico, è stato copiato per minima parte per fare un brano TV da mandare appunto alla televisione. Abbiamo lavanda e negativo, sono altre due cose, come dicevo, negativo è l'opposto del positivo. Lavanda è un tipo di pellicola che diciamo non viene proiettata e non serve per copiare, ma è semplicemente come una copia di sicurezza. Diciamo è meglio averla perché è una copia che non verrà mai usata, però è una copia che costa di meno, ha dei contrasti più bassi, però in caso di necessità ci può servire per avere altre copie. Però normalmente è una copia che non viene mai usata, cioè proprio in casi estremi,
se non c'è più niente da fare praticamente. Bene, questa ad esempio è abbastanza incompleta perché c'è regia, produzione, formato, non c'è scritto niente, numero delle bobine qua una, metraggio è molto corto, 50 più 50 perché sono lavanda e negativo, genere sonoro, ovviamente la sonoro, e queste osservazioni per trasmissione scolastica, dottor Longo, evidentemente questo dottor Longo gestiva queste sezioni televisive dove si facevano vedere questi pezzi. Inventariato nel 78, il film è molto più vecchio, è un film dell'epoca del muto, ed è stato copiato, dunque sappiamo, nel 78, copia nuova, e sotto ci sono scritte tutte le altre cose, diciamo, che ci possono interessare su altre copie. Queste schede avevano un retro, vediamo se ne trovo uno da qualche parte, un retro semplicemente per le osservazioni, vediamo, che però normalmente veniva lasciato vuoto, perché comunque, come chi lavora in archivio ben sa, è sempre meglio, diciamo, lo spazio note è sempre meglio non usarlo, perché sono sempre questioni soggettive, cioè ci deve essere un campo per ogni singola, per ogni singolo aspetto che riguarda il materiale che noi stiamo utilizzando. Devo farvi vedere, niente, non lo trovo, neanche uno. Cioè, vi rimetto questo, intanto così, poi parliamo. Ecco, come vedete dunque, come vi dicevo, non esistono cose certe, diciamo gestioni certe per l'archivio o quelle regole condivise, ma esiste praticamente solo il buon senso, in pratica, che poi uno deve utilizzare al meglio. E questo è veramente il problema fondamentale, perché ed è utile, per questo è utile poi trovarsi, parlare con gli altri archivisti, capire cosa vedono loro, cosa fanno, cosa inseriscono. Perché da questa scheda, per esempio, che è quella cartacea, adesso vi farò vedere la scheda digitale, cioè il nostro database, tra virgolette, digitale, che è questo qua. E vedrete com'è cambiato, cioè che evoluzione c'è stata da quello che aveva sette dati, sette, eccolo qua, ok. Ok, questo è per esempio una nostra scheda, ve ne prendo magari un'altra più completa. Ok. Si vede abbastanza bene? Questa è più chiara forse, no? Sì, sì. Allora, dunque, da quel foglio cartaceo che avete visto, da qualche anno siamo passati a questo tipo di scheda. Allora, vedete, innanzitutto è tutto diverso, perché io me lo posso portare dove voglio, ce l'ho sul mio computer, ce l'hanno in cineteca, cioè, diciamo, per chi ci lavora è comodissimo, perché se sono a fare una ricerca in un archivio che ha materiali cartacei di film, posso gestire le informazioni che io ho del mio archivio anche portandomelo in giro semplicemente col computer. Dunque stiamo parlando proprio di una cosa formidabile. Sembra semplice come concetto, però credetemi che è veramente incredibile. Questo è è FileMaker, un programma normalissimo che potete usare anche voi tranquillamente a casa. Le schede vengono create e possono essere integrate con tutti i dati che noi vogliamo. Ovviamente questa è quella di base. Per dei cambiamenti, per delle aggiunte, siamo noi che facciamo delle richieste particolari per chi è amministratore. Magari dico, ah no, ma mi sa che potremmo mettere anche questo tipo di dato. E allora poi viene inserito per tutti però i film. Non è che poi per uno dico, no, questo lo metto e questo no. Si cerca di fare tutto uguale. Qui abbiamo il catalogatore. Adesso vi apro, verrà fuori. Ecco, questo esempio sono tutte le persone che che hanno lavorato o ci lavorano. Di noi in archivio non siamo moltissimi, perché come ben sapete chi ci lavora l'archivio non porta soldi, insomma, però si cerca sempre di tagliare, però si cerca di lavorare sempre bene. Queste sono tutte le persone che negli anni hanno lavorato e dunque che sono rimaste comunque sono rimaste dentro, e anche questi sono dati fondamentali, perché io posso sapere, in questo caso qui non è segnato perché evidentemente faceva parte di quelle schede. Quando si è passato dal cartaceo a questa versione digitale, sono stati presi dei pacchetti di dati e inseriti automaticamente dentro. Evidentemente all'epoca non era stato segnato il catalogatore. Capita spesso, perché comunque
normalmente erano sempre come in Cina, erano 5-6 che gestivano, dunque a volte neanche scrivevano chi era che catalogava, perché erano tutti là insieme, diciamo. Dunque questo è il primo, abbiamo il nome di chi ha catalogato, questo è mio, Marcello Seregni, perché vabbè, ovviamente vede il mio computer, le date, eccetera. Data creazione, qui dovrebbe dirmi quando è stata creata la scheda, in questo caso non è stata creata qua, cioè sulla versione digitale, ma è stata creata sul cartaceo, dunque me lo esclude in automatico. Data modifica, qui sappiamo che l'ultima persona che ha toccato questa scheda l'ha toccata il 6 giugno del 2014. È una scheda incompleta questa, potrò farvene vedere un'altra, ma non mi viene in mente nessun altro titolo. Però aspetta, ne cerchiamo. Allora, facciamo uno dei titoli degli ultimi. Cazzo, è impossibile. Sì, anche questa qua non è che sia molto... Aspetta. Perché una versione, ovviamente non sono in rete, non ho quella, diciamo, totale. Ditemi un titolo di un film che viene in mente. Ragione e sentimento. Azzone. Vite belle, dai. Oh, già questa è messa meglio, ragazzi. Era anche semplice, perché c'è Benigni scritto dovunque. Allora, per esempio vedete qua, proiettabile, questa è la collocazione, dunque dalla vecchia, vi ricordate prima 38-80, erano delle stanze, adesso nel nuovo archivio siamo passati ad avere T3H40, ossia T3 è il piano, perché è sottoterra, dunque T3, H è la fila e 40 il ripiano. Dopo vi faccio vedere qualche foto dell'archivio, così capite anche come fisicamente, ecco. Proiettabile sì o no, ovviamente questo è sì, però sono dimenticati di segnarlo. La vita è bella, titolo è diciamo con titolo da noi e bene o male in tutti gli archivi, questa è una cosa abbastanza comune invece. Quando si dice titolo si viene inteso il titolo di questa copia, cioè se fosse stata una copia francese col titolo francese avremmo messo il titolo francese. In questo caso qui la copia è italiana, il titolo italiano è La vita è bella e il titolo originale è La vita è bella, dunque è tutto, rimane tutto uguale, ma se avesse avuto la versione francese o tedesca... Oh, forse si è spento il proiettore? Che è partita la lampada. Sto pensando a me che magari c'è... Ah sì, lo so. Vabbè, allora potremmo fare... Sono le 11. Se volete magari facciamo una pausa intanto che si raffredda il proiettore.